guardatevi davanti. Avanti, avanti. Noi aspettiamo la conferma dell'assoluzione perché non ci sono elementi che sono stati indicati dalla procura, quindi la sentenza di assoluzione è giusta, manda innocente, c'è stata una sentenza di primo grado errata che è stata poi sanata con la sentenza di appello, quindi noi speriamo che la Cassazione vada a confermare l'assoluzione. Se rimane a questa distanza forza. Sì, il procuratore generale ha fatto una requisitoria, come ho detto, assolutamente precisa, direi assolutamente dettagliata, condannando una sentenza che a mio avviso va condannata. Io stesso ho detto che è una sentenza piena di vizi formali. Perché... La sentenza che io auspico, che credo uscirà, è quella di una sentenza che conferma l'assoluzione. In caso di un annullamento, certamente non è una condanna, ma è una necessità di un approfondimento. Siccome questa vicenda, oltre che essere dolorosa, è stata lunghissima, ecco perché il nostro auspicio è che finisca qui.